Il Rotosystem è uno sverniciatore a molle che adotta nuove tecniche per la sverniciatura e la pulizia di materiali ferrosi, parti in legno e parti murarie. Fornito di un carter di protezione, il Rotosystem è perfettamente bilanciato. Monta molle a filo armonico, temperate con tecnica particolare che, per un funzionamento adeguato, le caratterizza in modo da non essere troppo dure per non spezzarsi, né troppo tenere. Occorre montare per primo il carter di protezione. Avendo un perno di applicazione di 8 mm, il Rotosystem si può usare con tutti i trapani in commercio. Per un funzionamento comodo e per un migliore sfruttamento dell'attrezzo, si tenga il trapano con due mani, lo si collochi parallelo alla superficie da pulire e ci si avvicini leggermente senza esercitare alcuna pressione. Quando la parte da togliere comincia a staccarsi, spostare leggermente l'utensile. Nell'impossibilità di poter entrare tra due elementi particolarmente vicini l'uno all'altro, basta portare l'attrezzo ad inclinazione adeguata. Il Rotosystem pulisce e svernicia con la massima celerità parti piane e non piane. Con sedi particolarmente strette o scomode, oppure impossibili comunque da trattare con altre attrezzature che si trovano in commercio. Con il Rotosystem si possono pulire parti di carrozzeria. Col Rotosystem si possono sverniciare con rapidità portoni in ferro, serrande e ringhiere. Col Rotosystem si possono togliere parti di intonaco. Possiamo rimettere a nuovo mattoni a faccia vista. Col Rotosystem è possibile pulire parti in legno come travi, porte e finestre, ricavandone un lavoro piacevole e non faticoso. Quando il Rotosystem non svernicia più nel modo rapido consueto, non si deve assolutamente aumentare la pressione sulle parti da trattare, ma si deve provvedere ad affilare le molle nel modo seguente. Staccare lo sverniciatore dal trapano e con una mola oppure con una lima
togliere quel poco di arrotondamento che si è venuto a creare alle estremità delle molle. Dopo diverse operazioni di molatura, per il consumo subito a seconda dei materiali trattati, si provveda a sostituire le molle con quelle del kit di riserva.